Quinam igitur dicendi est modus, quam ut latine, ut plane, ut ornate, ut ad id quodcunque agetur apte congruenterque dicamus? Quale può essere il modo migliore di esprimersi se non quello di parlare in buon latino, in modo chiaro ed elegante, per poter discutere in maniera appropriata e coerente all'argomento, qualunque esso sia? È questo un celebre passo del De Oratore in cui Cicerone presenta in estrema sintesi le coordinate linguistiche e stilistiche a cui si è attenuto nella composizione delle sue opere. Lo stile o elocuzio deve rispondere alle seguenti caratteristiche: la correttezza, cioè il rispetto della lingua, sia dal punto di vista grammaticale che lessicale; la chiarezza, cioè la necessità di costruire un discorso comprensibile; l'ornatus, cioè la bellezza dell'espressione che proviene da vari mezzi e ornamenti. Le tre caratteristiche o virtù dell'espressione sono strettamente funzionali alla convenienza, che consiste nel calibrare le scelte stilistiche ed espressive tenendo conto del destinatario. Esporre gli argomenti in maniera adeguata significa dunque ricercare di volta in volta lo stile che risulti più adatto al tipo di uditorio cui l'oratore si rivolge e all'effetto che egli vuole ottenere. Gli stili o colores, secondo la definizione dello stesso Cicerone, sono essenzialmente tre. Lo stile elevato o grandioso, adatto alle situazioni solenni, caratterizzato, come afferma Cicerone stesso nell'Orator, dalla sententiarum gravitas, dalla serietà e dalla profondità del contenuto e dalla verborum maiestas, dalla solennità delle parole. Uno stile vigoroso, finalizzato, sempre secondo Cicerone, ad permovendos ed convertendos animos, a commuovere e a portare l'uditorio dalla propria parte. Vi è poi uno stile tenue, dal tono più dimesso e meno pomposo, il cui scopo è suscitare compassione. È, per esempio, lo stile adatto alle situazioni in cui si vuole presentare il carattere di un imputato di cui si desidera mettere in risalto il pentimento. Vi è infine uno stile medio, che si colloca a metà strada tra lo stile elevato e quello tenue, perché condivide le caratteristiche di entrambi. Lo stile medio si può usare per le descrizioni o le narrazioni che vogliono apparire oggettive, senza tuttavia rinunciare a quegli espedienti retorici che garantiscono il coinvolgimento del pubblico. Secondo Emanuele Narducci, esiste una corrispondenza tra la teoria dei tre stili e quella dei tre genera dicendi o compiti dell'oratore. Al docere viene fatto corrispondere lo stile piano, al delectare il medio, al movere quello elevato. Sempre secondo Emanuele Narducci, pur insistendo sulla varietà, Cicerone privilegia relativamente lo stile grandioso per l'impatto che esso esercita sull'uditorio.